Allora, buongiorno a tutti. Sono Roberto Calugi, direttore di FIPE Confcommercio. È davvero con enorme piacere che do a tutti voi, ai presenti e anche a tutte le persone collegate, sia via piattaforma, sia via Facebook, a tutti gli amici della stampa, il benvenuto alla presentazione di un rapporto ristorazione, credo mai così importante come in questo anno. Mi sia permesso ovviamente ringraziare il presidente Soppani che oggi è con noi e rivolgere davvero un affettuosissimo e cordialissimo saluto al ministro Giorgetti che ci dedicherà del tempo oggi e partecipa a questa presentazione. Avremo poi con noi anche diversi amici che ci sono venuti a trovare perché l'occasione sarà anche ghiotta per lanciare una campagna social, ma di cui poi vi dirò, quindi saluto gli amici anche delle imprese che presenterò più tardi, ma le cito: Coca-Cola, Perfetti, San Pellegrino e Yam, a cui poi magari chiederemo di fare un piccolo intervento. Allora, io non perderei altra parola. L'unica persona che non ho presentato è l'autore, insieme alla sua struttura, di questo rapporto, il dottor Luciano Sbraga, vice direttore della Federazione, direttore dell'Ufficio Studi, a cui chiedo di darci una sintetica presentazione dei numeri principali. Sì, Prego, Luciano. grazie Roberto. Sono soltanto un coautore. Questo lavoro l'abbiamo fatto a più mani e voglio ringraziare veramente 30 secondi per ringraziare Bain & Company con Sergio Iardella e Gennara Aron che sono là, che ci stanno seguendo, hanno lavorato, hanno curato una parte di questo rapporto e naturalmente anche Bruna Borroni di Tradelab, che ha curato la parte relativa ai consumatori. Quindi quest'anno è stato un rapporto un po' più ricco del passato, spero sempre interessante per fare un approfondimento in un anno particolare come quello che abbiamo passato. E naturalmente devo ringraziare Giulia Erba che lavora con me e che è stata un po', diciamo, la coordinatrice di questo grande sforzo. Vado immediatamente alla presentazione. E, diciamo, senza stare nei fronzoli, voglio, se vado avanti con le chart, ma vedo, chiedo alla regia aiuto perché non riesco, ecco, la prima. Scusate, questo lo devo dire, è un po' fuori tema, è fuori tema, non fa parte del rapporto, però per un anno e più mesi, 2 o 3 mesi, noi abbiamo vissuto in funzione dell'andamento della curva epidemiologica. Crescevano i contagi e chiudevano i bar e i ristoranti, scendevano i contagi e li aprivano a metà, scendevano ancora un po' di più e li aprivano ancora un po' di più. Quindi è passata l'idea che noi fossimo in qualche modo i portatori del contagio in Italia, cioè quello che qualcuno ha definito come gli untori, no, di questo paese. Senza nessun rapporto di causa-effetto, senza nessuno studio scientifico alla base, e permettetemi, questo lo dico, di numeri ne capisco più di virologi, di immunologi, eccetera, eccetera, perché faccio questo di mestiere. E allora dico, a questo punto io voglio togliermi questo sassolino e non vedo la chart che parte. No, no, io la vedo, ma non vedo non so se voi non lo vedete, quindi sui monitor. Adesso vi racconto, spero che si risolva questo problema. Abbiamo provato fino a un minuto fa, le cose funzionavano. Noi abbiamo avuto un crollo dal 26, da quando abbiamo riaperto, del tasso di positività dal 5,8% al 2,8%. Allora qui ci è facile dire che noi, eccola, è passata. È facile dire che il rapporto tra l'apertura dei bar e dei ristoranti e l'andamento del contagio è un rapporto causa-effetto che non esiste. Permettetemi di fare un passaggio su questo. Noi siamo stati usati come un allarme. In tempo di guerra, quando c'è l'attacco, partono le sirene per dire alle persone: scappate, mettetevi in salvo. Bene, noi siamo stati usati come le sirene. C'è un pericolo e si chiudono i bar e i ristoranti, quindi state attenti italiani. Cala il pericolo un po', chiudi, no? Allora riapriamo i bar e i ristoranti, potete, ma senza nessun rapporto. Ecco, questo ci tenevo a dirlo. Siamo stati la sirena, l'allarme.
quindi un simbolo. Qui invece di fine del luogo comune dovrei dire fine di un simbolo. Speriamo, ancora per un po' siamo un simbolo, perché fino al primo di giugno abbiamo ancora qualche restrizione, in alcuni settori anche totale. Vado invece a quello che ritengo la parte interessante. Guardate la nostra odissea. In un anno e due mesi noi abbiamo avuto un primo lockdown di 67 giorni di chiusura, ma il comune mezzo gaudio, eravamo tutti chiusi, quindi tutto sommato non potevamo fare altro. Poi abbiamo avuto la riapertura il 18 di maggio, e da ottobre è iniziato lo stillicidio delle misure restrittive, prima con la chiusura anticipata alle 24, poi alle 23, poi alle 22, poi alle 18, poi il balletto dei colori. Pensate, noi abbiamo avuto 192 giorni al 16 maggio, cioè all'altro ieri, ci siamo fermati all'altro ieri, di misure restrittive, 50 giorni in media rosso, con bar e ristoranti chiusi, anche i negozi chiusi, e con 68 giorni in arancione, cioè solo noi chiusi. Poi abbiamo avuto 73 giorni di giallo. Pensate che ci sono regioni che hanno cambiato colore 19 volte. Come si fa a gestire un'azienda quando ci sono 19 cambi di decisione? Apri, chiudi, compra, vendi. Ecco, questa credo che sia veramente un'odissea che speriamo che si avvicini alla conclusione. Vado adesso alla presentazione del rapporto, e in questa situazione che cosa non poteva avvenire altro che quello che vediamo in questa chart che voi vedete, dove le aziende hanno lamentato naturalmente il parziale avvio dell'attività, soprattutto una riduzione consistente della domanda, ma soprattutto problemi di liquidità perché non avevano entrate, e di organizzazione del lavoro. L'organizzazione del lavoro è stato uno dei problemi maggiori che le aziende hanno dovuto affrontare, perché non si può organizzare il lavoro con aperture e chiusure. E su questo vi faccio vedere una cosa che ritengo la più grave. Ministro, io so che lei nel suo ministero spesso ha degli eventi sotto, ci stanno con le bandiere per manifestare sulle crisi aziendali. A loro va tutto il nostro rispetto. Spesso si parla di 400-500 posti di lavoro che si perdono, 100 crisi aziendali, 40-50 mila posti complessivi. Bene, noi nel 2020 come settore dell'alloggio aggregato, alloggio e ristorazione, abbiamo perso 514 mila unità di lavoro, e se contiamo solo le teste e il lavoro dipendente noi abbiamo perso 243 mila posti di lavoro. Su questo mi spiace, non ci sono state bandiere, ma naturalmente non è colpa sua, ma non è neanche colpa nostra, cioè, questo è ovvio, ma nessuno ha alzato le bandiere per questi 243.000 lavoratori che hanno perso il lavoro, e la metà di questi non sono lavori a contratto a tempo determinato, che era inevitabile che saltassero, non c'è lavoro, no, non si rinnovano i contratti, sono lavoratori a tempo indeterminato. E sapete perché? Col blocco dei licenziamenti si sono dimessi perché sono andati a trovare altre strade, e si sono dimessi per avere il trattamento di fine rapporto, perché non potevano vivere con una cassa integrazione che arrivava a rilento e a volte arrivava con molto ritardo, e soprattutto era assolutamente insufficiente. Allora, sono spariti i posti di lavoro di giovani e di donne, che sono le componenti più fragili del nostro mercato del lavoro. Non so quanto impiegheremo per recuperarle, e quindi su questo bisogna aprire una vertenza importante. Corro velocemente per dire che abbiamo avuto un impatto sui consumi devastante. Se noi guardiamo, noi abbiamo perso 130 miliardi di euro di consumi totalmente. Di questi 31 miliardi riguardano la ristorazione. Siamo tornati ai livelli del 1994 come consumi pro capite, ovvero a 920 euro pro capite. Non avevamo questo valore da 26 anni a questa parte. Quindi siamo tornati, abbiamo fatto un salto nella preistoria. Vado avanti velocemente perché so che il tempo. Qual è l'impatto sulle imprese? Il primo impatto, 22.000 imprese in meno, ma questo è soltanto un effetto marginale, diciamo così, della pandemia, perché il bello o il brutto, mi permetto di dire, arriverà nei prossimi mesi, perché oggi siamo sotto anestetico,
perché c'è la cassa integrazione, c'è qualche ristoro che ancora deve arrivare, quindi chiudere le aziende costa, e quindi da questo punto di vista noi avremo delle chiusure più consistenti nei prossimi mesi. Ecco, naturalmente è un eufemismo, il 98% delle imprese dice che ha perso fatturato e addirittura il 60% dice di oltre il 50%, questa è la percezione, sappiamo che le percezioni non sono mai corrispondenti in modo preciso alla realtà, però danno un po' il sentiment di come le imprese hanno vissuto il fenomeno. E questo, guardiamo le misure, i ristori, il 20%, 23% delle imprese non ha preso nulla, dice che non ha avuto ristori. Guardate che ci sono tante aziende, probabilmente saranno non il 23%, potranno essere un po' di meno, che non hanno avuto ristori perché i meccanismi che sono stati costruiti sui ristori li hanno tagliati fuori, sono quelli che noi abbiamo definito gli esodati dei ristori, per il codice Ateco, per l'avvio della partita IVA, per il fatto che erano chiusi ad aprile del 2019 e quindi non hanno potuto fare il confronto anno su anno con il decreto rilancio e così via. Quindi queste imprese, in qualche modo questa cosa andrà sanata, non so se questo lo vedremo nei prossimi giorni con le nuove misure. Le imprese dicono che i ristori, non si vive di ristori, le imprese non possono vivere e sopravvivere con i ristori, dichiarano di aver preso fino all'80%, il 10% della perdita di fatturato. Noi sappiamo che più o meno siamo intorno a quei valori, forse qualche decimo di punto in più, ma è sempre poco. Andando poi ancora più a correre, c'è stato un crollo, il secondo lockdown è stato peggiore del primo, è stato peggiore dal punto di vista economico e dal punto di vista psicologico, perché il primo si sapeva, c'è stato un inizio, c'è stata una fine, adesso si è andati avanti per 6 mesi, guardate, stiamo parlando di 6 mesi, non di 70 giorni, 6 mesi di misure restrittive, i ristoranti non lavorano la sera dal novembre del 2020 e per i ristoranti il fatturato principale, il 70%, si fa la sera. Nelle città d'arte, se togli i lavoratori smart working, se togli il turismo internazionale, ma cosa si pensa? Che i residenti vanno a pranzo al ristorante? Se possono ci vanno a cena, ma sono chiusi i ristoranti almeno fino al primo di giugno. Ecco, c'è stato un cambiamento dal punto di vista dei modelli di consumo e qui ringrazio appunto Tradelab per questo lavoro eccellente con il loro monitoraggio mensile dei consumatori. Il crollo delle occasioni serali: nel luglio 2020 i consumi serali rappresentavano il 33% del totale dei consumi, siamo arrivati al 13% a febbraio del 2021, cioè un crollo di 20 punti. La crescita del delivery dal 3% al 10%, la crescita, e questo è un fatto positivo naturalmente, però a discapito dei grandi centri, dei consumi nei piccoli centri, perché con lo smart working molte persone sono rientrate nei luoghi di residenza e hanno lì, magari sono andati a prendere un caffè, adesso lo stanno prendendo fuori perché al banco non è consentito, il banco è pericoloso e quindi non si può consumare in 5 secondi un caffè. Ecco, vado a chiudere molto velocemente per dire che le aziende sono state flessibili, intelligenti, resilienti, hanno messo in campo 1000 strumenti, basta girare per le città, dall'uso dei dehors, e qui ovviamente grazie anche alla politica che ha capito che era importante intervenire sul discorso degli spazi esterni, lo ha fatto dedicandosi all'asporto, dedicandosi al delivery, il 30% delle imprese non aveva mai fatto delivery. Allora questo diciamo è una nota che vogliamo guardare non in positivo, ma è un'eredità che ci portiamo dietro dalla pandemia verso il futuro. Però ecco, voglio lanciare un messaggio di speranza, l'85% delle imprese è fiducioso sulla ripartenza e questa è una cosa importante. La metà di loro sa che non tutto tornerà come prima, almeno nell'immediato, ma forse anche sarà così anche in futuro, perché ci sono però tante questioni che rimangono come ipoteche e qui bisognerà ancora accompagnare il settore con delle misure di supporto, perché ancora le misure restrittive hanno modificato gli stili di vita,
delle persone. Questo è una cosa che viviamo tutti sulla... Le misure di sicurezza sanitaria resteranno ancora nei prossimi mesi anche a livello psicologico, no? Non c'è bisogno solo della legge. Tutti noi, quando oggi ci salutiamo con il gomito, non stiamo pensando alla norma, è un fatto spontaneo ormai. Quindi acquisire, questo resterà. Il turismo straniero non tornerà velocemente, quindi sappiamo che le misure di sostegno, che speriamo che arrivino ancora, prima o poi finiranno, e quindi le imprese dovranno fare i conti con le proprie forze. C'è il discorso dello smart working, tutte le aziende stanno riprogrammando il lavoro inserendo lo smart working all'interno, almeno per alcuni giorni alla settimana. Poi la flessione del reddito disponibile fino alla propensione al risparmio degli italiani, che in questa situazione di incertezza continueranno a risparmiare come hanno fatto. Ecco, devo dire che abbiamo chiesto attraverso Bain, ha curato questa parte qui, abbiamo chiesto all'industria, ai distributori, agli stessi ristoratori, piccoli e grandi, come vedono il futuro. Bene, il futuro lo vedono così. Intanto la ripartenza, il ritorno ai livelli pre-Covid non avverrà prima del 2022. Questo è un fatto, quest'anno è un anno di transizione che appunto ha bisogno di supporto. Ci sarà ancora, saremo sotto il livello del 2019 ancora per un po' di tempo. Io penso che non ci torneremo se non nel giro di 3-5 anni ai livelli pre-Covid, perché ci sarà una marcia lenta di ritorno ai livelli pre-Covid, e naturalmente tutti concordano sul fatto che la componente più penalizzata della filiera dalla pandemia, e io aggiungo dalle misure restrittive, perché non è stata solo la pandemia, se no diventa un'entità oggettiva e qui c'è anche la soggettività, sono le imprese della ristorazione. Meno naturalmente l'industria, che ha potuto compensare tra casa e fuori casa, no? Chi ha potuto, meno l'agricoltura. Ecco, io mi fermo qui, c'è da lavorare sul futuro, tutti concordano sul fatto che bisogna investire in digitalizzazione, in transizione green, in sostenibilità. Ecco, noi siamo pronti e speriamo che lo sia anche la politica. Grazie. Grazie Luciano. Allora, purtroppo le cose da dire sono veramente tante, come al solito i 10 minuti sforano di qualche secondo, promesso, cercheremo di tenere. Allora, Luciano ha parlato di Odissea, allora a questo punto dovrei passare la parola al nostro Ulisse, il presidente della FIPE Confcommercio, che in questo anno ci ha un po' traghettato. Grazie. Ma è voluta evidentemente la citazione, Ministro, perché abbiamo una trattativa sindacale in corso, è per questo. Ma al di là delle battute, ringrazio anch'io l'onorevole Giorgetti, insomma, al quale gli riconosco anche coraggio, perché viene nella tana del lupo, oggi sta ascoltando, insomma, Luciano è stato esplicito, le parole hanno un peso, ha usato termini molto pesanti, insomma, uno dei termini più usati è stato quello di crolli, che testimoniano quelle che sono le grandissime difficoltà del nostro settore. Per cui, insomma, oltre che ringraziare l'onorevole Giorgetti per il coraggio, e anche, tra l'altro, richiamando la sua full immersion nella ristorazione che sta facendo in questi giorni, un ringraziamento anche a Luciano Sbaga, la sua struttura, per la bella ricerca che oggi abbiamo presentato. Il ministro Giorgetti, poi, insomma, richiamandolo, in questi giorni ha fatto anche delle dichiarazioni che da una parte confortano, dall'altra parte lo impegnano, perché certamente anche noi volevamo di più rispetto a quanto è stato licenziato ieri, lo consideriamo certamente un passo avanti, ma si ricordi, ministro, che ci sono ancora molte criticità. E tra queste tante criticità mi rivolgo in modo particolare al settore delle discoteche, insomma, che vedono delle prospettive devastanti, negative sul futuro delle loro imprese, e dietro queste imprese poi ci sono famiglie, imprenditori e impegni da onorare. Per cui oggi, come avete sentito, stiamo presentando il nostro annuale rapporto di ristorazione, che è la sua 10ª edizione, per cui insomma sta diventando una tradizione anche apprezzata da parte di chi segue questo settore. Lo abbiamo voluto fare in una data simbolica per il settore, perché il 18 maggio dello scorso anno era stato il giorno della ripartenza dopo il primo lungo doloroso lockdown, dove pensavamo di essere alla fine di un incubo, invece era solo l'inizio di un altro percorso che ha segnato pesantemente il settore, che ha prodotto danni, che ha prodotto sfiducia, che ha prodotto incertezze, di cui poi il rendiconto, il rapporto ha dato rendiconto, e che oggi insomma comincia a vedere qualche spiraglio, anche grazie al provvedimento di ieri, anche se sul tema insomma speravamo in un atteggiamento più coraggioso. Però insomma è un rapporto, come ha sentito, da tempi di guerra, insomma l'Odissea che usa è certamente un termine corretto, perché le buone notizie non ce ne sono o sono assolutamente minimali.
perché la situazione della ristorazione, il mondo del pubblico esercizio a distanza di un anno, insomma rispetto al 18 maggio dello scorso anno, da una parte fotografa un settore devastato nei numeri di fatturato, di occupato, di mortalità di imprese, di considerazione ma anche nei suoi valori che rappresenta, e dall'altra proietta un futuro che Luciano Sbraga ha citato con tante ipoteche, dove ci sono certamente nuove incertezze, c'è sicuramente qualche speranza in più, che sarà un settore molto diverso rispetto al passato, che avrebbe bisogno soprattutto di tanto lavoro. E sul passato e sui provvedimenti che ci hanno riguardato c'è molta insoddisfazione, il rapporto l'ha raccolta questa insoddisfazione. Lo diciamo consapevoli, Ministro, che le parole hanno un peso e per noi le parole sono importanti. Siamo anche consapevoli che il Paese è stato chiamato a gestire una emergenza sanitaria che ha imposto anche dei sacrifici, delle priorità che abbiamo anche accettato con spirito di serietà. Siamo anche rispettosi e riconoscenti per i sacrifici che lo Stato ha fatto per sostenere il nostro settore, consapevoli anche della delicatezza, della debolezza del bilancio pubblico. Siamo anche consapevoli che nessun indennizzo avrebbe mai potuto coprire tutti i danni che il settore ha subito. Però l'insoddisfazione e l'amarezza che il nostro rapporto evidenzia, insomma, nascono dalla constatazione, insomma, che il sacrificio sociale che è stato imposto al nostro settore, che a cui è stato assegnato il dovere di chiudere, cioè di non lavorare, non è stato accompagnato da misure compensative che potessero quantomeno arginare la forte mortalità delle imprese. Luciano Sbraga ha detto un numero spaventoso, insomma 22.000 imprese, tra l'altro un numero purtroppo destinato ad aumentare quando finiranno gli effetti, insomma, dei provvedimenti, insomma, di sostegno che lo stanno accompagnando, oltre al crollo degli occupati, oltre 350.000, insomma, le unità di lavoro perse, e dietro questi numeri c'è anche una fortissima dispersione di competenze che è un danno aggiuntivo. Però i danni economici si sono aggiunti anche danni gravissimi di altra natura che vorrei che evidenziare. Innanzitutto un danno su quelli che sono i temi della socialità, di cui i pubblici esercizi sono l'elemento importante che favorisce la cosiddetta coesione sociale. 22.000 pubblici esercizi in meno sono 22.000 punti di riferimento sociale delle nostre comunità, soprattutto nelle periferie, nei piccoli paesi, insomma, che hanno impoverito il presidio sociale fatto di relazioni, di confronto, di ascolto, che incide poi sulla qualità dei cittadini. 350.000 occupati in meno creano nuovi problemi, nuove povertà a tante famiglie, ma anche una gravissima dispersione di competenze che in un settore che fa del servizio il fattore premiante, evidentemente sono indispensabili. E le competenze significano professionalità, insomma, e in questa situazione di incertezza evidentemente si è verificato quella che è la fuga dal nostro settore verso settori che potevano quantomeno garantire un posto di lavoro. E la professionalità in un settore come il nostro, dove non si improvvisa, c'è bisogno di un percorso formativo, con un capitale umano che per definizione è già debole, insomma, rischia di lacerare un settore fondamentale per due filiere di questo paese, che sono la filiera agroalimentare e la filiera turistica. Poi 22.000 imprese che hanno chiuso, bisogna aggiungere le tante imprese, tante dietro le quali insomma ci sono i drammi propri dei fallimenti, ma tra quelle che poi non hanno chiuso, signor Ministro, molte hanno cambiato gestione, spesso cedendo ad esponenti della criminalità organizzata. In questi giorni ho sentito e letto della necessità di salvare il patrimonio della ristorazione italiana dai predatori della finanza internazionale. Ma per me questo è un falso problema, come un falso problema è il ragionamento che i miei cuochi hanno fatto sui codici Ateco, perché i soldi puliti fanno sempre solo bene all'economia, e soprattutto un falso problema perché un settore con oltre 300.000 imprese non avrà mai il rischio di concentrazione o di colonializzazione da parte del capitale straniero. Il modello italiano di pubblico esercizio diffuso, qualitativo, piccolo nelle sue dimensioni non è scalabile, perché non è replicabile, perché la differenza la fa sempre l'uomo. Il vero rischio invece sono i predatori della criminalità, e al riguardo vi rifaccio anche le dichiarazioni del procuratore nazionale antimafia, dello stesso ministro Luciano Lamorgese, insomma, che hanno evidenziato quelli che sono i rischi delle infiltrazioni malavitose nel nostro settore, che poi creano dequalificazione, creano dumping commerciali, creano danni di immagine e di reputazione, oltre danni sociali trasversali di facile individuazione. Però tornando al 2020, l'attività della federazione è stata concentrata a gestire l'emergenza economica soprattutto su tre fronti. Innanzitutto,
con l'istituzione politica, siamo diventati gli stalker istituzionali, trasferendo bisogni, necessità, le aspettative del nostro settore, che poi si sono tradotti nei provvedimenti economici, insomma, emergenziali, sui ristori, sulla liquidità, sui crediti d'imposta per le locazioni commerciali, sulle moratorie, sul prolungamento degli ammortizzatori sociali per i nostri dipendenti, oppure nella gestione dei protocolli sanitari che hanno accompagnato la riapertura delle nostre attività. Per cui, insomma, il primo fronte che abbiamo presidiato con impegno, insomma, seguendo l'evoluzione normativa, emendandola e confrontandoci con la interlocuzione politica, è stato certamente un'attività importante. La seconda attività è stata il rapporto con i media, oggi qui presenti, insomma, a cui va il nostro ringraziamento, perché hanno dato volto e voce alle nostre istanze, insomma, rafforzando le nostre posizioni, ma anche amplificando ai nostri imprenditori il grande lavoro di presidio sindacale che FIPE ha fatto in tutti questi anni. E il terzo fronte, quello più complicato, è stato con i nostri associati, i nostri operatori del settore, che nonostante i bombardamenti che hanno subito, insomma, hanno capito l'importanza delle associazioni di categoria, soprattutto quelle associazioni di categoria come FIPE ha la presunzione di dire, che sono forti, che sono strutturate, che sono organizzate, che sono utili anche per le imprese, e queste associazioni di categorie forti non nascono dall'emergenza, ma proprio nell'emergenza possono dispiegare le loro migliori qualità, come riteniamo di aver fatto. E questo grande lavoro di presidio sindacale è stato capito dai nostri imprenditori, che hanno capito che le associazioni di categoria sono delle appendici vitali all'organizzazione aziendale, ma sono state anche capite dalla politica, perché grazie ai seri corpi intermedi a riguardo, insomma, ha ricevuto una battuta poco fa anche dal presidente Sangalli, insomma, questi corpi intermedi seri, e mi permetto di ribadire l'aggettivo, che hanno dato ascolto, assistenza e conforto agli imprenditori, che hanno gestito il forte disagio sociale che montava nella nostra categoria, a volte anche fomentato dai movimentismi che hanno cavalcato proprio questo prevedibile disagio, facendo, insomma, una rappresentanza violenta, urlata e aggressiva, che è lontana, insomma, da quello che è il rispetto istituzionale, che anche nelle difficoltà bisogna emergere. Adesso c'è da ripartire, come ha già detto bene Luciano, insomma, provando a recuperare il tempo e i danni che abbiamo subito, ridando forza e energia ad un settore vitale per due filiere: la filiera, come dicevo prima, agroalimentare e la filiera turistica di questo nostro paese. Lei, Ministro, qualche giorno fa su qualche rivista ha fatto una dichiarazione importante che mi conforta, dove ha dichiarato che la ristorazione è un'eccellenza su cui costruire una politica industriale per l'Italia. Parlare di politica industriale in questa casa, a volte nascono delle allergie, ma ho capito il senso della sua battuta, dove si intende, insomma, la visione, gli investimenti, le priorità, le coerenze delle politiche economiche devono essere evidentemente sostenute a favore di un settore strategico per questo paese. E noi confidiamo che dalla crisi possa nascere una più forte consapevolezza sui valori di questo settore, nell'interesse certamente degli interessi che rappresentiamo, ma anche del nostro paese. E come poterlo fare? Innanzitutto con dei provvedimenti emergenziali per non disperdere il poco che è rimasto del nostro settore, evitando la crescita della mortalità delle imprese e soprattutto cercando di evitare anche la dispersione delle competenze, che secondo me è anche un danno maggiore. E su qui bisogna lavorare sui sostegni, sugli indennizzi a fondo perduto, sulla quale ho sentito che ha, insomma, già delle buone idee, sui temi della liquidità, sui temi degli sgravi per trattenere le competenze all'interno di questo settore, sui costi fissi, insomma. Ma poi ci vogliono progetti di visione, favorendo la riqualificazione e l'innovazione di questo settore, anche con lo strumento del tax credit, che fino ad oggi ci è sempre stato normalmente escluso, insomma, magari inserendo qualche progetto nel Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, favorendo, cioè, la sua ripartenza, magari lavorando anche sulla domanda, e questa lavorare sulla domanda significherebbe magari per un periodo determinato anche provare a ridurre l'aliquota IVA del nostro settore. Ma al di là di questi interventi di natura economica, insomma, c'è bisogno di politiche governative sul cibo, definendo un'unica regia nel nostro settore, che oggi ha competenze frazionate tra più ministeri, che soffre di concorrenza sleale, di abusivismo, di asimmetrie di regole, sfruttando la sua potenzialità di strumento formidabile di soft power, e che prende questa potenzialità nella sua identità, nella sua tradizione, nella sua qualità, nella sua profondità delle nostre ricette, nella varietà, nella professionalità e nella territorialità della nostra storia. È chiaro che poi sono necessari anche investimenti sulla formazione, dove evidentemente c'è bisogno di rafforzare quelli che sono i requisiti professionali di accesso al settore, un rafforzamento patrimoniale delle nostre imprese, gli investimenti anche sulla burocrazia.
È chiaro, per fare tutto questo, è chiaro, c'è bisogno di una politica governativa che abbia visione sul nostro settore, poi ci vorrà intraprendenza anche da parte dei nostri imprenditori, ma qui non ho dubbi, insomma, che sapranno recuperare quelle che sono le migliori energie per superare i problemi che abbiamo alle spalle e proiettare, insomma, il futuro delle loro imprese nel modo più corretto, accompagnando i nuovi trend del consumatore a cui ha fatto riferimento il nostro Sbraga, accompagnando i trend di canale con lo sviluppo del food delivery, dell'asporto, di piatti pronti che sembrano evidentemente una diversificazione importante anche per avere economie di scale, accompagnando anche i cambiamenti del modello di business con le piattaforme delle prenotazioni degli acquisti online o delle prenotazioni, insomma tante cose da fare con le tante ipoteche a cui Luciano faceva riferimento, sulla quale interverrà certamente. Le capacità di iniziativa dei noti, sulla quale, come dicevo, sono relativamente tranquille, e che ai noti spetta anche la responsabilità, lo sottolineo, di accompagnare il percorso verso la normalità, cercando di fare attenzione a quelli che sono gli aspetti sanitari, soprattutto in questa fase di ripartenza, per evitare i pericolosissimi stop and go. Ci vorrà evidentemente, su questo aspetto poi di ripartenza, certamente gioca la voglia di convivialità della nostra civiltà, che è certamente un asset positivo per il nostro settore. C'è la constatazione, per fortuna, che la gente deve comunque continuare a mangiare, e poi ci vuole soprattutto la regia pubblica, prendendo i buoni esempi che arrivano dall'estero, dalla Francia, dei paesi del nord, dove sulla ristorazione, insomma, hanno fatto delle vere e proprie politiche governative. E su questa regia pubblica noi ci avvidiamo anche all'energia, all'autorevolezza, alla responsabilità, alle competenze, al ruolo del ministro Giorgetti, che ha, insomma, a cura la salute delle imprese tutte, e speriamo anche di più rispetto al passato, anche quelle di pubblico esercizio. Grazie, signor ministro, e grazie a voi per l'attenzione che avete dedicato. Grazie presidente, e ovviamente ringraziando il ministro ancora una volta per la sua graditissima presenza, non solo per questo ma anche per l'attenzione, se mi permette, come ha ricordato il presidente più volte, che ha voluto riservare a questo settore, davvero mai così al centro del dibattito politico come in questi primi mesi del suo dicastero. Le cedo volentieri la parola, ministro. Grazie a voi per l'invito. Diciamo che avete detto che sono stato coraggioso a affrontare questo problema. No, io credo che sia il mio dovere, però sia soprattutto il mio dovere anche in qualità di Ministro dello Sviluppo Economico, perché la interlocuzione con le categorie e con le associazioni è fondamentale, ed è stato fondamentale ancora di più in un periodo come questo, in cui evidentemente anche da parte degli imprenditori, dei vostri associati, la situazione di esasperazione per tutto quello che stava accadendo era difficilmente mediabile nei confronti di quello che era il soggetto politico che assumeva le decisioni. Quindi questa situazione di, se volete, ammortizzatore, una sorta di ammortizzatore sociale, potremmo chiamarlo, è stata e continua a essere fondamentale. Questo da un lato, dall'altro, per richiamarmi a quello che stiamo discutendo oggi, in particolare questo rapporto che è assolutamente utile in termini proprio di dati e di informazioni, anche per il decisore politico, perché in qualche modo evidenzia una sorta di bollettino di guerra di quello che è avvenuto in questo settore, il più esposto, diciamo così, è proprio la trincea di prima linea rispetto alla, diciamo così, all'offensiva del virus e della pandemia, e la testimonianza di tante imprese che sono cadute al fronte, alcune sono nate, tante sono passate di mano, come è stato ricordato, e molte sono ferite e devono essere curate e devono essere in qualche modo messe in condizioni di poter tornare all'attività. Ecco, questa è l'immagine di questo bollettino di guerra. Ho usato il termine guerra perché poi fortunatamente non viviamo più gli episodi delle guerre, diciamo così, armate, però gli effetti sotto il profilo economico della pandemia si misurano esattamente in questo. Io tutte le volte che ho avuto la possibilità di esprimermi pubblicamente, ed è un po', se volete, il titolo, il mainstream della mia attività come ministro, metto sempre l'imprenditore al centro.
dico l'imprenditore più che l'impresa, perché penso sempre alla persona fisica, a colui che mette in gioco la propria persona, oltre che ovviamente le proprie disponibilità finanziarie, in un'attività e che si misura tutti i giorni rispetto alla sua capacità di fare e di in qualche modo stare sul mercato. E li ho definiti gli eroi moderni. Sì, sono eroi moderni in qualche modo, perché questa occasione ha ancora di più messo in evidenza la diversità che esiste tra chi vive e lavora nei settori protetti e chi invece vive e lavora nei settori non protetti. Questo, e in particolare lo dico in una realtà, quella italiana, in cui talvolta i pregiudizi ideologici nei confronti della figura dell'imprenditore ne hanno ostacolato il compiuto dispiegamento rispetto alla capacità di contribuire a creare ricchezza, noi dobbiamo continuamente e senza stancarci sforzarci di rimettere l'imprenditore, l'imprenditoria al centro. E noi dobbiamo in qualche modo cercare anche presso i giovani di far capire che l'avventura imprenditoriale è quella che fa crescere la società, è quella che permette di creare ricchezza, è quello che permette di sviluppare, di diffondere ricchezza anche altri settori che senza questa ricchezza non potrebbero permettersi in qualche modo di sopravvivere. Questo non dobbiamo dimenticarcelo mai. Io ironizzo ogni tanto a chi mi viene a trovare al Ministero dello Sviluppo Economico, che non è una sede certamente agevole, nel senso che come Ministero, come sapete, ha molte più rogne che, diciamo così, aspetti positivi. Rispetto anche ai miei colleghi che magari fanno una vita leggermente più tranquilla, però ricordo sempre che da quel ministero, come una specie di cuore, si emana il sangue che permette a tutti gli altri ministeri in qualche modo di vivere e di poter dare dei servizi ai cittadini. Senza quel ministero neppure il Ministero dell'Economia e delle Finanze potrebbe sopravvivere, perché non avrebbe nulla su cui tassare i, diciamo così, imprese e cittadini. Detto questo, ma voglio dire, per rendere l'idea, perché di questo non dobbiamo dimenticarci mai, e dobbiamo capire poi che cosa è successo, nel senso che in altri anni un'assemblea come questa avrebbe avuto tranquillamente i soliti mantra, cioè il nemico numero uno l'erario, il nemico numero due la burocrazia. Questa volta l'erario e la burocrazia sono stati leggermente sotto, il nemico numero uno, ed è, diciamo così, la novità, è evidentemente questa benedetta pandemia che ha colpito, ho detto prima, la prima linea di trincea, che è il pubblico esercizio. Le risposte che, diciamo così, il governo nel corso del tempo ha dato, certamente sono frutto anche inizialmente di una, anche in qualche modo comprensibile, difficoltà di interpretare il fenomeno e di dare le risposte migliori in assoluto. Per tutti è stata una cosa complicatissima, lo dico anche a beneficio di chi poi contesta gli errori in campo sanitario, siamo arrivati dopo. È molto complicato, è stato per tutti molto complicato, in un sistema di regole peraltro talvolta incomprensibili anche per chi dovevano prendere le decisioni, oltre per i dati epidemiologici che erano difficilmente in qualche modo interpretabili. È stato complicato per tutti. Quindi nel corso di questo periodo le misure si sono, diciamo, sovrapposte, un clima di confusione, chiusure, riaperture. Voi avete puntualmente richiamato anche la girandola di colori che hanno contraddistinto l'operatività del vostro settore. Allora io vorrei dire due parole, secondo me, in termini puntuali, sia sotto l'aspetto delle chiusure che dei cosiddetti sostegni, ristori, indennizi. Poi anche qui c'è stato un fiorire di definizioni, e poi due riflessioni di tipo, chiamiamolo, sociologico, prima ancora che economico, secondo me, per quello che rappresenta il settore. Per quanto riguarda gli aspetti di più diretta attualità, il governo, almeno io ho rappresentato il governo da quando sono ministro, l'esigenza di dare un quadro possibile di certezze, nel senso che le decisioni dovevano essere delle decisioni che permettevano
anche di fronte a decisioni in qualche modo non condivise, cioè di chiusura, dare una prospettiva di certezza per quanto riguarda l'attività imprenditoriale. Quello che non poteva e non doveva essere più consentito è decidere di dire riapriamo, poi il giorno prima dire chiudete, cioè questo no, nel senso che la certezza deve essere, diciamo, l'elemento di fondo, e questo è il criterio che ha ispirato poi le decisioni, come è noto, ovviamente ai tavoli, come è giusto anche che sia. Io oggi l'ho detto in una intervista, in una cabina di regia dove ci sono il ministro dell'istruzione, il ministro della sanità, il ministro dello sviluppo economico. Io facevo la parte del ministro dello sviluppo economico, di coloro che mi chiedevano di poter lavorare. Qualcun altro faceva la parte di quello, no, bisogna tutelare la salute. Quindi alla fine è sempre il risultato, una sintesi di posizioni diverse che devono essere contemperate. La decisione è quella di dare una prospettiva di certezze che a questo punto è definita nelle date che voi conoscete. E questo è un discorso relativamente alle chiusure, che è particolarmente penalizzante, mi rendo conto, ancora per alcuni tipi di settori che voi rappresentate. Il caso più eclatante è quello delle cosiddette discoteche, sale da ballo, che, di cui non c'è nemmeno una data per la riapertura. E questo è, mi immagino, per chi opera in quel settore, particolarmente doloroso, se ne è discusso. È un'ipotesi che dobbiamo valutare assieme rispetto alla possibilità di riaprirle con il cosiddetto Green Pass, cioè sostanzialmente dare la possibilità di accesso soltanto a coloro che sostanzialmente sono vaccinati. Dico questo perché nei confronti del governo è un suggerimento, è una traccia di lavoro. Io in generale il fatto che si stabilisca il principio del Green Pass per poter accedere a tutta una serie di servizi e attività non è che sono molto favorevole in termini, chiamiamoli, ideologici. Però per lo specifico settore forse è l'unica via di fuga rispetto a invece a un'indefinita situazione che rischia di essere veramente devastante anche per gli operatori. Invece per quanto riguarda i cosiddetti sostegni che verranno domani, credo domani o al massimo dopodomani, il decreto legge in qualche modo confermerà, si ripercorrerà la strada che quantomeno è stata tempestiva per quanto riguarda l'ultimo decreto legge, come avete sicuramente appreso dai giornali, con una variante rispetto allo scorrimento anche sui primi quattro mesi del 2021 rispetto al 2020, in modo che da riprendere in pieno quello e fotografare in pieno quello che è stato l'anno del lockdown. E poi ci sarà una terza misura che ho voluto fortemente io, per cercare di coprire anche quelli che sono stati chiamati gli esodati, cioè non è possibile in qualche modo rimanere strettamente legati alla riduzione del fatturato del 30%, perché ci sono dei soggetti che per dimensioni aziendali, per conformazione aziendale, per conformazione dei costi dell'azienda, la diminuzione del 30% del fatturato, concetto anche questo mutuato dal framework europeo, cioè che non so su quale, diciamo così, principio è passato, ecco, magari ci sarà da aspettare un po' più di tempo, ma la fotografia di un risultato di esercizio rispetto al risultato dell'esercizio precedente in qualche modo riguarderà tutti e permetterà di ricomprendere anche quelli che per motivazioni strane, basti pensare ad esempio al bar tabacchi, uno aveva il bar del tabacchi, il tabacchi ha tenuto aperto, non ha avuto riduzione, sul bar è crollata, il mix non fa meno 30% e quindi sei fuori. E ci sono anche altri, quindi misureremo anche quello e con un meccanismo, chi avrà già preso tutti i ristori precedenti a questo punto non riceverà quello, che sarà inevitabilmente a questo punto a settembre o in autunno, e chi ha già ricevuto gli altri sostegni non lo riceverà, chi non ha ricevuto quelli precedenti probabilmente ne avrà beneficio. Non basta, ci sarà anche, e lo dico soprattutto agli chiusi per decreto, io ho chiesto un fondo dedicato a coloro che anche questo decreto in qualche modo tiene chiusi.
per costoro, al di là e al netto di tutti questi sostegni di carattere generale, ci sarà un fondo gestito da Mise e MEF che in qualche modo cercherà puntualmente di identificare i soggetti. Sale da ballo lo dico perché è proprio l'esempio tipico, ma ci sono anche quelli che, per carità, non sono molto belli da vedere, le sale da gioco, capisco che qualcuno gli stia antipatico, però questi qua sono soggetti che hanno questo tipo di attività e sono chiusi praticamente da un anno e mezzo, piuttosto che altri. Ecco, e qui chiederò e chiederemo anche la collaborazione delle categorie di identificare puntualmente questi soggetti che non hanno praticamente possibilità di fatturare da mesi o da anni, e su questi cercheremo di intervenire puntualmente, oltre a questi, diciamo così, e magari in modo più rozzo ma efficace, con una sorta di forfè rispetto a tutte queste misure calcolate sugli indicatori. È chiaro che oltre, diciamo così, a queste misure di cura dei feriti dal fronte, bisognerà poi anche immaginare, nel momento in cui guardiamo avanti, come questo settore in qualche modo poi potrebbe essere accompagnato nel post pandemia. Io penso che dobbiamo su questo ragionare. Poi è chiaro che le ricette sono sempre quelle: il digitale, la crescita dimensionale, la formazione, essere più che tutte cose tra virgolette molto importanti su cui bisogna investire. Però secondo me, e qui vendo le mie considerazioni finali di tipo, se volete, vagamente sociologico, anche un po' filosofico, ma di cui sono assolutamente convinto, prima di tutto il pubblico esercizio è un qualche cosa che ha una dimensione economica ma ha anche una dimensione sociale. Io non riesco a immaginare le nostre città, i nostri paesi privi dei luoghi di socialità, che sono rappresentati da bar, ristoranti, luoghi di aggregazione. Cioè, io rifiuto l'idea che tutto sia... Faccio un esempio concreto, perché poi lo vedo in famiglia. Adesso, senza offesa per quelli che si sono molto allargati e hanno trovato anche nuova linfa commerciale, mi rendo conto anche della situazione contingente, ma sta idea qua che adesso è tutto da sport, tutto che ti metti lì, ti fai portare a casa tutto quanto dalla sport, per carità, è comodo, ma non può essere il futuro. E io sono uno sportivo, mi piace vedere le partite di calcio allo stadio. Adesso stiamo tutti a casa, se tutti stessero a casa a vedere le partite in televisione come è avvenuto nell'ultimo anno e nessuno andasse più allo stadio in qualche modo a fare un po' di casino, ci ritroveremmo in quella penosa situazione per cui si vede la partita e poi ci sono quelli che smanettano sul volume, facendo credere che ci sia il pubblico che esulta al gol o contesta l'arbitro. No, io il mondo per cui tutti quanti noi mangiamo a casa nostra con la sport non è il mio mondo ideale. Quindi la socialità rappresentata dal pubblico esercizio, secondo me, è un qualche cosa che va difeso anche proprio a livello, oserei dire, quasi ideologico, oltre che per interesse, diciamo così, economico. La seconda cosa, e la riflessione che io ho già fatto, ma di cui sono assolutamente convinto, che comunque la ristorazione è un'eccellenza italiana. Cioè, io in tanti di quelli che vengono a parlarmi di investimenti in Italia o dei motivi per cui uno vuole venire a vivere in Italia, investire in Italia, c'è il fatto che qui si mangia bene, si beve bene, si sta bene. E questa cosa qua, guardate che non è all'ultimo dei posti, ma è uno dei principali driver delle decisioni in qualche modo per venire in Italia, non semplicemente sotto l'aspetto del turismo, che mi sembra abbastanza evidente e scontato, ma anche per altri ordini di motivazioni. Quindi attenzione, questo, poi la provocazione di Stoppani è facciamo politica industriale, io l'accetto la provocazione, ho detto che dobbiamo fare politica industriale anche nella ricerca farmaceutica, oltre chiamiamola politica industriale, perché secondo me se non c'è l'industria che tira, poi queste cose qua fanno fatica a venire dietro.
Quindi tutto quello che si sta dietro anche al pubblico esercizio, la filiera dell'agroalimentare, il turismo e quant'altro. Questa è una eccellenza. In giro per il mondo tutti, l'Italia è conosciuta per le bellezze, per la storia, per le bellezze ambientali, ma per il fatto che il cibo italiano in Italia e fuori dall'Italia, questo è un altro tema su cui si potrebbe ragionare, su cui si potrebbe costruire. Noi dobbiamo difendere le nostre specificità, ma dobbiamo difendere anche le nostre specificità fuori. Cioè, il made in Italy legato al gusto, alla ristorazione italiana, dovrebbe essere in qualche modo tutelato e coltivato anche fuori dai confini. Perché è un brand che è potentissimo, che abbiamo solo noi, che dobbiamo cercare in tutti i modi, uniti ovviamente alla filiera agroalimentare che ci sta dietro, cercare di difendere e tutelare. Quindi, concludendo, la guerra sta forse finendo, come io ovviamente non ho mai vissuto, se non per le memorie di chi mi ha raccontato, ma dopo le guerre c'è un momento in cui in qualche modo si risorge, c'è un clima che riporta gioia e felicità. Ecco, io credo che questo sia esattamente il settore che per ha pagato di più in prima linea al fronte, ma sarà anche il settore in qualche modo che nel modo giusto, nel modo consapevole, nel modo anche per quanto possibile regolato e guidato dalla parte pubblica, sarà l'interprete di questa ritrovata vitalità, di questa ritrovata gioia e di socialità che arriverà quando finalmente avremo sconfitto questo virus. E quindi molta pena avete sopportato, molta gioia speriamo di condividere tutti assieme. Grazie Ministro, grazie davvero. Noi le rubiamo altri 5 minuti, poi la lasciamo andare, però ci tenevamo perché oggi finalmente, possiamo dire la parola finalmente, siamo in grado di lanciare una campagna social partendo proprio da questo dato qui, quello che l'85% dei bar, dei ristoranti, dei pubblici esercizi comunque nonostante tutto hanno una fiducia nel futuro, ed è una campagna che nasce da un tavolo insolito perché ha visto una serie di aziende importanti della filiera agroalimentare. Lei ricordava l'importanza della filiera agroalimentare per il nostro settore, che proprio a causa della chiusura della rete distributiva dei prodotti che sono i pubblici esercizi ha voluto collaborare con la federazione, quindi la FIPA ha fatto una campagna che si chiama Insolito. Poi le faremo vedere un video, dura 15 secondi, che lanceremo credo Luciano il 24, se non ricordo male, il 24, che vuole dire torniamo a riprenderci il solito. Allora qui ho 3 amici a cui chiedo di fare veramente 3 battute. Qui ho Silvia Molinaro di Coca-Cola, tra l'altro Coca-Cola è un brand internazionale. Sì. Ci puoi fare una battuta veramente per dire negli altri paesi tipo Stati Uniti, Israele, se hai dei dati, o Inghilterra, dove la campagna vaccinale è partita un briciolo prima, come sta andando il recupero del pubblico esercizio? Allora, non ho dei dati precisi, quello che posso dire però è quello che vediamo tutti quanti, ovvero sicuramente la campagna vaccinale è il modo migliore per uscire da questa situazione. In Israele abbiamo visto già diverse settimane fa i pubblici esercizi riaprire senza alcun tipo di limitazioni. Stanno cominciando hanno già tolto le mascherine in Israele, se non erro. Negli Stati Uniti stanno togliendo le mascherine in questo periodo, quindi personalmente, ma come rappresentante appunto di Coca-Cola, noi vediamo un futuro estremamente roseo dell'Oreca. Comincio appunto presentandomi, dicendomi che sono responsabile direttore del canale Oreca per Coca-Cola KBC Italia. E mi piace perché siamo qui, in realtà faccio menzione di ciò che ha appena detto il ministro Giorgetti, il bar, il ristorante ha un ruolo significativo nella socialità italiana. Voglio ringraziare velocissimamente, rubo veramente 3 minuti, FIPE e Bain, perché uno dei motivi per cui siamo qui oggi riuniti è grazie a loro, l'impegno che da più di 6 mesi mettiamo. Ringrazio i miei partner in crime, i nostri partner in crime, abbiamo lavorato appunto insieme a Lavazza, insieme a Perfetti Van Melle, insieme a San Pellegrino,
siamo orgogliosi veramente di far parte di questa campagna che presenteremo. L'Horeca è per noi un canale importante come azienda, chiaramente, ma lo è soprattutto per l'Italia, perché è un canale, un settore strategico per l'economia appunto nazionale. Quando è scoppiata la pandemia, come tutti gli altri, anche noi non sapevamo esattamente cosa fare, ma credo abbiamo fatto la scelta giusta, ovvero abbiamo deciso di fare squadra. Questo progetto è solo l'ultimo di tante piccole squadre che abbiamo creato. Abbiamo lavorato costantemente con i nostri clienti, quindi nell'intera filiera abbiamo lavorato con i pubblici esercizi, abbiamo lanciato progetti. In questo momento possiamo dire di aver investito circa 2,5 milioni di euro in materiali, servizi. In questo momento siamo focalizzati su tutta la parte dei deore, quindi abbiamo creato ombrelloni, sedie, tutto ciò che può dare una mano e sostenere l'impresa. Quindi il solito è oggi per noi un invito davvero rivolto a tutti quanti per riapprezzare le piccole abitudini quotidiane: colazione al bar, pranzo al ristorante, cena, speriamo presto, lunga, con più turni nei ristoranti, e ritornare davvero a vivere dei momenti felici nei punti di vendita, perché questo è il ruolo che i pubblici esercizi hanno nella vita di noi italiani. Quindi dobbiamo fare squadra e veramente siamo orgogliosi, sono orgogliosa di essere qui insieme ad altre aziende che sono anche competitor, però appunto fare squadra significa andare oltre anche questi limiti e scegliere di sostenere una filiera importante. Ma noi vediamo un futuro molto rosa nell'Horeca, quindi grazie mille. Bravissima Silvia Molinaro, direttore Horeca Coca-Cola. Una battuta anche da Pasquale De Felici, di direttore vendita Perfetto, e poi chiedo anche a Stefano Marini, magari dopo una battuta anche da Gruppo San Pellegrini, l'amministratore delegato. Prego. Sì, buongiorno a tutti, sono appunto Pasquale De Felice e anch'io ringrazio le imprese con le quali abbiamo collaborato, FIPE e Bain, che ci hanno permesso di lanciare questa campagna. Ma Perfetti Mammelle è un'azienda multinazionale, probabilmente poco nota sotto il nome di Perfetti, ma se menziono The Gum, Erection Vigorsol, piuttosto che Chupa Chups e Golador, tutto diventa più chiaro. In effetti serviamo 150.000 esercizi commerciali che sono poi soci di FIPE e di Confcommercio. Siamo una realtà molto radicata sul territorio, dove il traditional trade, come la chiamiamo noi, rappresenta quasi il 50% del business, e per noi di fatto questa campagna vuol dire essenzialmente essere vicini ai nostri clienti. Lo abbiamo fatto durante questi mesi, lo abbiamo fatto sostenendoli da un punto di vista commerciale, sostenendoli da un punto di vista finanziario, e per noi e l'abbiamo fatto attraverso Golia e Vivident nello specifico. Abbiamo dato modo al consumatore di riconoscersi in questi due brand, che poi sono i brand che hanno comunicato durante questa pandemia. Vivident con la freschezza dietro la mascherina, e Golia essendo un brand completamente italiano, quindi prodotto e venduto esclusivamente in Italia, quindi questi sono i due brand che abbiamo scelto. Per noi, mi leggo un po' alle parole del ministro, per noi l'Italian lifestyle vuol dire allegria e vuol dire socialità, e vogliamo ripartire da questo. Per noi vuol dire riprendere quello che è il nostro modo di vivere, il nostro modo di essere tutti insieme fuori dalle case, ma non perché non si sta bene in casa, ma semplicemente perché quello vuol dire anche essere italiani, stare insieme in un bar o in un ristorante, e che questo possa essere anche un modo per sopperire per essere insieme da un punto di vista sociale. Quindi l'augurio è che questi valori rimangano intatti anche dopo la pandemia e si ritorni ad essere insieme fuori dalle nostre case. Quindi grazie a tutti e buona giornata. E allora chiudiamo la presentazione di oggi con Stefano, poi facciamo vedere il video che mi chiede alla regia Stefano Marini, amministratore delegato di San Pellegrini. Io ho frequentato molto l'America, devo dire sì, che ormai negli Stati Uniti non si dice più Sparkling Water, si dice San Pellegrino. A proposito di eccellenze italiane. È vero, è vero, è vero, giustissimo. Grazie, mi fa molto piacere essere qui. Essendo l'ultimo della lista, non voglio ribadire le cose già dette che sottoscrivo totalmente, però io credo che il momento critico di questo settore, dell'Horeca, come lo chiamiamo, sia testimoniato dal fatto che si è riuscito a mettere insieme tre aziende, anzi quattro aziende, tra le quali alcune anche competitor, come diceva Silvia prima, e vuol dire che la causa è veramente molto importante, la causa è veramente decisiva. E l'altro elemento che mi piace sottolineare, che ha detto il ministro Giorgetti prima, ed è il fatto che noi spesso sottolineiamo il valore economico, l'impatto economico che ha avuto la pandemia e quindi i vari lockdown, ma sottovalutiamo
quello che è un valore intangibile, che è l'impatto di reputazione che la chiusura per un anno e mezzo di quella che è un'eccellenza, come si diceva prima, del Made in Italy, della filiera agroalimentare e della socialità italiana potrà poi avere nel futuro. Noi in ottica di marketing diciamo share of mind, no? Quella del turista ha una share of mind, deve scegliere se andare in Italia, in Spagna, in Grecia o in capitale, altre capitali europee. Noi dobbiamo evitare che questo accada, che si esca dalla share of mind. È per questo che ve lo dico, perché ho l'onore di rappresentare un'azienda che è presente in 150 paesi, ha fatto del Made in Italy, della valorizzazione di questa eccellenza, la ragione del successo, e la tuteliamo e la nutriamo ogni giorno con le nostre attività. E il successo di questa marca di San Pellegrino non a caso è nata nell'Oreca, nella ristorazione, da New York all'Asia, eccetera. E quindi in primis, con il primo lockdown, abbiamo reagito dando sostegno anche economico in Italia, ma nel resto del mondo, e soprattutto abbiamo anche creato una vera e propria campagna di comunicazione che ancora c'è, che è questo hashtag Support Restaurants, che vuole mettere luce, ha continuato a mettere luce sulle persone dell'Oreca, della filiera dell'Oreca, quindi proprio su coloro che ci lavorano, sul capitale umano. E siamo arrivati in questo momento alla seconda fase. È chiaro che quindi il progetto di Il Solito non fa altro che essere un naturale complemento di questa iniziativa più di brand, e quindi io ringrazio FIP perché è riuscita, soprattutto Luciano, a mettere insieme tutte queste esigenze e a tenere nel tempo. Stiamo pronti per uscire, e credo anch'io di far parte di quell'85% di ottimisti, perché in risposta anche alla domanda su Israele cosa succede, noi in Israele, dove normalmente riceviamo un ordine ogni due mesi, abbiamo ricevuto 3 ordini in un mese, vuol dire che il sell out riparte molto velocemente. Quindi abbiamo anche dei dati che dal mondo ci confortano sul fatto che la riapertura, quella voglia, come diceva il ministro, di socialità c'è nel consumatore, c'è nelle persone, quindi basta solo liberarla. Grazie. Mi ero dimenticato, e chiedo scusa all'amministratore di Bain, Iardella, un saluto anche sulla collaborazione. Grazie. La ringrazio anche a nome della federazione sul rapporto. Grazie, sarò brevissimo, dico solo due o tre cose. La prima è che, lo diceva Stefano, anche noi che siamo una multinazionale vediamo che nel mondo dove si è riaperto la voglia di uscire è tanta. E quindi il paese di cui abbiamo i dati, per esempio l'Australia, dove nei primi mesi dell'anno, che peraltro ha vaccinazione in corso, ma sappiamo che in Australia è stata meno intensa, i livelli sono tornati a meno 3% rispetto al 2019, quindi le persone hanno voglia di uscire, e crediamo che andrà così anche in Italia. Crediamo anche però che nulla sarà più come prima, perché ci sono tanti effetti che rimarranno e non andranno via. Il lavoro da casa, sentiamo tante aziende con cui ci confrontiamo che parlano di tre giorni in ufficio, due a casa, e non sarà una cosa che dura un anno. I viaggi cambieranno, i viaggi di lavoro, i viaggi di piacere. Le persone per la prima volta in decadi si stanno spostando dal centro città alle periferie e non torneranno indietro. Quindi questo vorrà dire che anche se a livello macro le cose potrebbero tornare come prima, a livello micro saranno molto diverse, e nella discontinuità si fa la differenza. L'abbiamo visto in tante crisi, nel dopoguerra, parliamo della guerra, nel senso che dopo la crisi del 2008 abbiamo tanti studi che ci hanno fatto vedere come i vincenti, quelli che hanno saputo innovare, hanno creato le condizioni per essere vincenti nel tempo. E quindi credo e chiudo che il settore abbia veramente bisogno di un aiuto concreto, e nella nostra ricerca le due cose che ci sono state citate più spesso, che poi il presidente Stoppani ne ha citate tanti, provo a citarne due, ma non perché siano le più importanti, ma per riportarle, sono la possibilità di defiscalizzare gli investimenti, come è stato fatto in altri settori, dall'industria 4.0 a recentemente al 110%, piuttosto che dare fiducia ai lavoratori e quindi provare a defiscalizzare anche il lavoro dipendente, perché come si è detto, tante professionalità sono state perse, e queste sono probabilmente le due componenti più importanti. Quindi tutto cambierà, e quindi nel messaggio di speranza noi pensiamo anche che non bisogna sicuramente chiudere gli occhi, anzi aiutare più del passato il settore. Grazie. Bene, facciamo partire il video, così sono 15 secondi di questo video davvero molto bello. I prossimi 24 lanceremo su tutti. Il solito macchiato caldo ma non troppo, che fa girare bene la giornata. Il solito fai tu, che ci conquista. Il solito che vorremmo non finisse mai. Nel rispetto di tutti, riprendiamoci il solito.
sono gli autori della campagna, ci spiega solo la Genesi. Che sono fuori proprio. Questo è un colpo di scena. Ne approfitterò per fare una, così, un complimento a FIPE e a queste aziende che hanno valutato in un momento di bollettino da guerra che la comunicazione però fosse davvero una risorsa strategica per, no, riconnettere un ponte, diciamo tirare un ponte sia verso il mondo degli operatori che chiaramente hanno bisogno di sentire la vicinanza, di sentire il fatto che insomma anche le aziende li guardano, li supportano, e i consumatori, perché oggi c'è, no, questa voglia di tornare a una nuova normalità che sappiamo che sarà diversa, ma che ha bisogno anche di essere incoraggiata e di essere sostenuta nel rispetto delle regole, ma anche senza timori. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a raccontare due cose. Uno, quella relazione speciale che c'è tra esercente e cliente, che fa sì che quando tu arrivi al bar, arrivi in un ristorante, no, puoi ordinare il solito, e che quel solito in qualche modo è uno scambio di felicità tra chi lo dà e chi lo riceve, e in qualche modo rappresenta anche una definizione della propria identità in un momento in cui no, le cose che insomma le cose più abitudinarie sono forse quelle che ci sono mancate di più nel periodo della pandemia, no, del lockdown totale, e che forse ci aspettiamo di più di ritrovare, no? Per anni, negli ultimi anni, abbiamo inseguito l'insolito, abbiamo inseguito lo stravagante, adesso ci dà molta, no, serenità e sicurezza il solito. E dall'altro è un invito a ritornare, a riappropriarsi proprio dei luoghi della socialità, no? I protagonisti di questo spot sono le piazze italiane, sono i bar, le trattorie, le icone, no, forse dell'Italia più amati, e proprio i loro protagonisti, i ristoratori da un lato e i baristi dall'altro. Devo dire l'ultima cosa, quindi insomma in questi due obiettivi chiaramente è stato un lavoro anche per noi molto, molto intenso, no? Nel senso che lavorare anche con un'associazione così importante, anche delle aziende così importanti, però ci ha fatto capire una cosa, cioè che mettendosi assieme istituzioni, associazioni e aziende veramente possiamo contribuire, no, a costruire, a disegnare un futuro per questo settore, ma forse in realtà anche più ampio, no, per l'Italia stessa, migliore. E devo dire che a volte è sottovalutata, ma in realtà in questo caso invece messa al centro, la comunicazione può rappresentare veramente una grandissima leva di strategica proprio per il settore e per l'Italia. Grazie. Non ci sono altri imprevisti, se non per chi volesse fare qualche domanda, fuori c'è anche un piccolo buffet salato. Grazie ancora Ministro per essere stato con noi. Facciamo fuori, vi dicevano i suoi fuori.